Grazie molte a Mimmo Corte per questo suo intervento introduttivo sul filo della memoria, opportunamente sul filo della memoria. Un benvenuto anche da parte mia. Per me, devo dire, tornare in questo luogo è stata una riscoperta, forse per alcuni di voi una scoperta totale, un luogo assolutamente inedito, un piccolo tesoro a due passi dalla città. Qui sembra veramente di stare in un'altra dimensione e grazie alla sensibilità di associazioni come l'Associazione Culturale Selletta abbiamo modo ancora di tentare di preservare questo monumento come la chiesa di San Simone. Mi viene da pensare che il porto canale che è stato realizzato qui a due passi è stato per decenni l'incompiuta, l'esempio dell'incompiuta a Cagliari. Ci auguriamo invece che i lavori di restauro e di recupero totale della chiesa di San Simone non abbiano dei tempi così lunghi, ma la sensibilità attorno a questo tema possa ancora aumentare e i passi possano essere accelerati. E stasera, come detto, si parla di canto a tenore. Prima però pregherei Attilio De Doni, che è qui con noi, di prendere il microfono e rivolgere un saluto ai presenti. Attilio De Doni è presidente della Commissione Cultura in Consiglio regionale, ma ha anche un legame particolare con questi luoghi, perché proprio anche alla sua sensibilità si deve il fatto che gli interventi per il recupero della chiesa di San Simone siano stati poi realizzati. Prego. Grazie, sei molto gentile. Un saluto cordiale in particolare all'Associazione Selletta, a tutti i relatori e altrettanto a questo bel pubblico che asseconda questa iniziativa estremamente importante. Io credo che bisogna inquadrare le due sfaccettature della cultura che oggi viene analizzata in questa serata, quella del ripristino, della ristrutturazione della chiesa di San Simone e il fatto che si tenda poi con il tenore di Bitti, Mialino Pira, parlare di canto a tenore, appunto. Sono due particolarità, una legata alla pietra, una testimonianza, un punto preciso di ricordo, di identità, di luogo vissuto, di cultura espressa. L'altra, quella di orecchio bocca, per cui la tradizione orale che viene trasmessa attraverso questa meravigliosa armonia del canto a tenore. Vedete, stamattina ho partecipato a un incontro preparatorio di quella che sarà la sessione autunnale su quello che è lo statuto della Sardegna e quello che, per cui si deve innovare lo statuto della Sardegna. Sono stato un po' male perché era per addetti ai lavori. Io credo invece che lo statuto della Sardegna deve essere vissuto intanto dai sardi e per essere vissuto dai sardi deve poter essere interpretato con quello che è la cultura, con quella che è la tradizione, con tutto quello che è il portato che i sardi hanno. Ad iniziare forse da un qualcosa che non si cita mai perché si ha paura, ma ancora, se qualche retico c'era, come archeologo incomincia ad emergere, dagli Sardana in giù, dai popoli del mare, da quelli che sono vestigia che affiorano anche sott'acqua. Allora è importante che, come dice Bandino, che la cultura, l'identità, ma la cultura è fonte di ricchezza, è economia essa stessa. Noi iniziamo a capire che attorno alla cultura, attorno a tutte le espressioni che la cultura offre, si può costruire una Sardegna nuova, diversa e interpretare anche in ruolo diverso in quello che sarà la Costituzione sarda riscritta in un contesto in cui veda la Sardegna protagonista insieme allo Stato, non in sudditanza allo Stato, in accordo con l'Unione Europea e non subendo tutte quelle che sono le decisioni dell'Unione Europea. Ma per fare questo bisogna che si riacquisti dignità e per riacquistare dignità bisogna che ci sia identità, e l'identità si fonda sulla cultura, sull'essenza vera che un popolo si riconosce in sé, e qui siamo davanti a quel popolo, nazione sarda, che deve essere rinnovato nella sua essenza attraverso il riconoscere i percorsi storici e tradizionali. Credo che questa sia una delle più buone occasioni e auguro che attraverso i relatori possa emergere ancora di più
questa identità e questa possibilità di innovare con nuova forza un popolo che vuole progredire, andare avanti e svilupparsi con i tempi che avanzano. Grazie.